A pochi chilometri da Manfredonia, al di là di Siponto, sorge in un territorio protetto da norme comunitarie Santo Spiriticchio, zona privilegiata della natura. In primavera è un tripudio di fiori dalle tinte variegate, verbaschi, cardi asinini dai colori vermigli, orchidee selvatiche, ferule dei fusti giganteschi e tanti altri esemplari che, nel loro insieme, costituiscono un orto botanico di notevole valenza. È il regno delle allodole, dei chiurli, delle poiane, dei falchi grillai e lanari, delle cicogne che ogni anno arrivano, nidificano ed allietano il paesaggio coi loro voli. È anche un sito archeologico sulla cui superficie è possibile rinvenire pezzi multicronologici che attestano la frequentazione di antiche popolazioni. Su questo paradiso vogliono costruire un impianto di stoccaggio di GPL che prevede una capacità di 60 milioni di litri di gas. Il gasdotto di collegamento con il porto Alti Fondali è lungo 10 chilometri, di cui 5 sotto il fondo marino. Esso parte dal deposito di Santo Spiriticchio e segue un sentiero sterrato fino alla strada statale 89. Si dirige verso Manfredonia accanto a un metanodotto già esistente, attraversa lateralmente la collinetta della Coppa del Vento nei pressi della Masseria Valente. Arriva poi all'incrocio che porta alla Riviera Sud, proseguendo fino alla nuova stazione treno-tram, a pochi metri dagli ipogei Capparelli, di recente portati a nuovo splendore. Dopo il passaggio a livello, il gasdotto si immette sulla destra in una stradina tra i poderi di Siponto e subito dopo attraversa per un centinaio di metri via degli Eucalipti. Raggiunge il mare esattamente al Lido Taumante, da dove prosegue con doppia conduttura fino al pontile numero 5 del porto Alti Fondali, a cui attraccheranno navi gasiere di notevole tonnellaggio. Il gas arriva a 42 gradi sotto zero. Per immetterlo nelle condutture ha bisogno di delicate operazioni di riscaldamento tramite scambiatori di calore che necessitano di acqua marina. L'acqua utilizzata per tale operazione viene poi riversata nel mare alla temperatura di circa 0 gradi, addizionata per di più con sostanze biocide che, di certo, alterano l'equilibrio dell'habitat marino con ovvie conseguenze sul sistema di vita in esso contenuto. Il fondale marino è caratterizzato dalla presenza della Cimodocea nodosa, specie tutelata che vive abbondantemente in distese praterie. Essa favorisce l'ossigenazione, il ripopolamento e la riproduzione ittica, preservando anche le rocce dalla erosione. Il deposito a Santo Spiriticchio occupa un'estensione territoriale di 18 ettari, su cui verranno sistemati ben 12 serbatoi cilindrici dalla lunghezza di 102 metri e dal diametro di 8. Risulta costituito da una pensilina di carico autobotti, da un punto di travaso di ferro cisterne, da un capannone per l'imbottigliamento del GPL in bombole, da un'area di deposito delle bombole piene e da altre strutture di servizio. Nell'attività di trasferimento del gas alle varie destinazioni si prevede un intasamento a carico della viabilità, già ad alta percorrenza, strada statale 89 e strada provinciale 159, a causa della enorme quantità di autobotti ed autocarri in circolazione. Dal deposito nasce un raccordo ferroviario di 1800 metri che si collega alla vicina stazione Frattarolo, da cui è prevista la partenza di 4 convogli settimanali di 12
ferrocisterne con un carico complessivo di 480 tonnellate di GPL cada uno, utilizzando l'unico binario in direzione Foggia, ovviamente con un forte impatto sul progetto Treno Tram. Confinanti con il deposito emergono strutture che mal si conciliano con la presenza di un impianto gasiero, una cabina di decompressione di metano ed un deposito dell'acquedotto pugliese che assicura acqua a tutta la Riviera Sud e al comune di Zapponeta. Inoltre, a 9 km sorge l'aeroporto Amendola, base operativa degli F-35 ed obiettivo sensibile ad attacchi terroristici. È un impianto a rischio di incidente rilevante e non va realizzato.